Ciao, io sono Vivian. Ho sempre ammirato i miei genitori. Erano il mio modello. Mamma e papà erano così dolci tra loro. Si prendevano cura l'uno dell'altra e casa nostra era un nido d'amore. Ovviamente anche io volevo trovare un amore così. Ho sempre sognato di incontrare qualcuno di davvero speciale. Purtroppo non ero molto fortunata in fatto di ragazzi. Ogni volta che uscivo con qualcuno davo il massimo, ma tutte le mie relazioni erano un completo fallimento. All'inizio c'è stato Dwight. Dopo una settimana l'ho beccato con un'altra. Poi c'è stato Harry. Ho scoperto che usciva con me perché aveva fatto una scommessa con un suo amico. Ho perso il conto delle volte in cui mi si è spezzato il cuore. Quando non ero impegnata a salvare le mie relazioni, giocavo a un gioco online. Il mio personaggio era un elfo arciere. Batteva i suoi nemici senza problemi e con grazia. Ecco perché ho deciso di iscrivermi al club di tiro con l'arco. La prima lezione è stata incredibile. Ho fatto centro al primo tentativo, riuscite a crederci? Sì, centrato! Qualche giorno dopo stavo andando all'allenamento. Quando le porte dell'ascensore si sono aperte, ho visto un ragazzo carino. Stai scendendo? Ho annuito e ho cercato di lanciargli qualche occhiata. Ma poi le luci hanno sfarfallato. Abbiamo sentito uno stridio e l'ascensore si è fermato. Spero che tu non sia claustrofobica. Lo spero anch'io. Era la prima volta che mi trovavo in una situazione simile e avevo lo stomaco sotto sopra. Il ragazzo ha iniziato una conversazione per distrarmi. Piacere, io sono Joe. Di recente mi sono trasferito all'11° piano. Io sono Vivian. Wow, vivi proprio sopra di me. Abbiamo continuato a chiacchierare mentre aspettavamo il tecnico. Tra di noi era scoccata la scintilla. Quando ci hanno fatto uscire, Joe mi ha chiesto se poteva offrirmi una pizza. Oh, ero in ritardo per la lezione di tiro con l'arco. Ma quando Joe mi ha guardata, mi si è fermato il battito. Così ho deciso di non lasciarmi sfuggire quell'occasione e ho rivisto i miei impegni per uscire con lui. Il seguito è stato un sogno. Abbiamo fatto una passeggiata romantica sotto la pioggia. Ci siamo scritti per tutta la notte e alla fine ci siamo baciati. È stato il mio primo bacio! Ci siamo messi insieme. Ho cercato di passare tutto il mio tempo con Joe. Non era difficile perché vivevamo nello stesso condominio. Ovviamente, siccome ero stata risucchiata nella mia relazione, ho smesso di giocare al mio gioco preferito e di andare al corso di tiro con l'arco. Credevo che il mio ragazzo fosse perfetto. Ma dopo 6 mesi, Joe si è allontanato. Sei pronto per il picnic? Scusa, ma oggi non posso. Mal di testa. Siccome Joe continuava a darmi buca, avevo un sacco di tempo libero e quindi la sera ho ricominciato a giocare online. Ecco come ho conosciuto Nick. All'inizio parlavamo solo nelle chat di gioco, ma nel giro di poco ci siamo scambiati i numeri per poter parlare quando volevamo. Non l'avevo mai visto, ma sentivo che c'era una connessione tra di noi. Nick era gentile. Era bello avere un amico con cui parlare di tutto. Come va, Vivian? Joe mi ha dato buca. Di nuovo. Speravo che potessimo stare sempre insieme, come fanno i miei. La nostra relazione stava andando a pezzi, ma non avevo intenzione di arrendermi. Anzi, volevo dimostrare a Joe quanto era importante per me. Così ho deciso di regalargli una console per il suo compleanno. Siccome costava parecchio, ho trovato un lavoro come pony pizza. Era un lavoro estenuante. Dopo qualche giorno ho finalmente avuto una serata libera. I miei genitori erano in vacanza e io avevo tutta la casa per me. Ho chiesto a Joe se voleva venire a guardare un film, ma... Scusami, Vivian. Devo andare da mia nonna, è malata. Ok. Invece di annoiarmi a casa, ho deciso di fare gli straordinari. Mi hanno chiesto di consegnare le pizze a una festa. 2 margherite e 1 al salame piccante. Grazie, aspetta che prendo i soldi. Mentre stavo aspettando ho dato un'occhiata agli invitati. Immaginate la mia sorpresa quando ho visto il mio ragazzo scatenarsi sulla pista da ballo. Anche tua nonna malata è venuta alla festa? Vivian, non fare così. È da un po' che ci frequentiamo, a volte voglio uscire senza di te. D'accordo, divertiti da sola, allora non mi interessa. Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ho capito che a Joe non importava di me e delle cose che facevo per lui. Ero distrutta. E rimuginare non mi aiutava. Così ho scritto a Nick e gli ho raccontato quello che era successo. Vivian, domani vengo nella tua città. Possiamo vederci e parlare di persona. Questa è la notizia migliore della giornata.
Per rendere l'incontro più emozionante abbiamo deciso di non scambiarci le nostre foto. Ovviamente abbiamo dovuto organizzarci in qualche modo. Così ci siamo detti che cosa avremmo indossato. Il giorno dopo sono andata in stazione e mi sono messa a cercare un ragazzo vestito come Nick. Ero sicura che il mio amico fosse un topo da biblioteca tutto pelle e ossa. Così quando l'ho visto sono rimasta senza parole. Era muscoloso, wow! Aveva i capelli neri e un sorriso perfetto. Ciao, sono io, Vivian. Sono scioccata. I tuoi messaggi erano talmente gentili che non pensavo fossi così forzuto. Nick sembrava confuso e un po' imbarazzato. Gli ho proposto di fare una passeggiata, ma poi ho notato che aveva una valigia con sé. Ok, ma prima andiamo da me a lasciare la valigia. Dopo qualche minuto eravamo a casa. Nick si è guardato intorno con interesse e mi ha chiesto dove fossero i miei. A sciare. Hai fame? Un po' di succo non sarebbe male, grazie. Allora i tuoi non ci saranno per qualche giorno? Esatto, perché? So che è strano, ma non saprei dove dormire stanotte. Posso stare qui? Se fosse stato qualcun altro avrei detto di no. Ma era Nick! Era il mio migliore amico e il ragazzo più gentile del mondo. Mi fidavo di lui al 100%. Certo, abbiamo una camera per gli ospiti. Dopodiché gli ho dato il succo. Ma per sbaglio gliel'ho rovesciato addosso. Mentre era in bagno a darsi una ripulita, ho aperto l'armadio per recuperare un cuscino per Nick. E ho notato una cosa strana. Gli sci della mamma erano nell'armadio, ma quelli di papà no. E per qualche strano motivo la tuta da sub della mamma non c'era, mentre quella di papà sì. Che strano. Ero persa nei miei pensieri quando qualcuno ha suonato il campanello. Ho aperto la porta e ho visto Joe con un enorme mazzo di fiori. Era venuta a scusarsi. Prima che potessi dirgli qualcosa, Joe si è infuriato. Che cavolo è questo? Nick mi ha raggiunta. Era appena uscito dalla doccia e aveva addosso solo un asciugamano. Joe sembrava sul punto di strapparsi i capelli. Avrei potuto spiegargli, ma poi mi è venuta un'idea migliore. Non mi hai trattata bene, così ho trovato un nuovo ragazzo che farà quello che non hai fatto tu. Come hai potuto, Vivian? Non fare così. Ho sorriso e gli ho sbattuto la porta in faccia. Ora sapeva come mi ero sentita alla festa. Cosa è appena successo? Quello era Joe. Ti ho parlato di lui. Ho chiesto al mio amico di stare al gioco. Nick ha esitato, ma sono riuscita a convincerlo. Voglio che Joe capisca che cosa ha perso. Ok, forse un giorno potrai restituirmi il favore. Dopodiché, Nick ha detto che doveva incontrare una persona in un locale e mi ha chiesto se volevo accompagnarlo. Siamo usciti ed ero al settimo cielo quando ho notato che Joe ti stava spiando. Il mio piano stava funzionando. Siamo arrivati davanti a un locale che si chiamava L'Ostrica Canterina e per mia sorpresa Nick ha ordinato dei piatti molto costosi. Psst, ho lasciato a casa i soldi. Non preoccuparti, oggi offro io. Dopo mangiato, Nick è andato a parlare con una ragazza con il trucco pesante. Aspetta un minuto, Vivian. Non ho sentito di che cosa stavano parlando, ma a giudicare dalle loro facce non era una conversazione piacevole. Mi sono voltata per un secondo e quando mi sono girata di nuovo, Nick e la ragazza erano spariti. Mentre aspettavo il mio amico, l'ansia aumentava. I minuti passavano e Nick non era ancora tornato. Il proprietario dell'Ostrica Canterina ha trovato il mio comportamento un pochino sospetto. E così mi ha chiesto di pagare il conto. Il fatto è che... Fammi indovinare, non hai soldi. Signore, sa leggere nel pensiero. Ho sorriso con aria innocente e gli ho chiesto se potevo andare a casa a prenderli. Ma lui non voleva che me ne andassi. Oggi la nostra cantante ha saltato il turno. Canta qualche canzone e sarai libera di andare. Mi consegni alla polizia allora, non sono una cantante. Ma lui mi ha spinta sul palco senza dire una parola e mi ha consegnato il microfono. La musica è partita. Gli ospiti mi stavano fissando. Ok, se devo mettermi in imbarazzo tanto vale dare il massimo. Ho chiuso gli occhi e ho iniziato a cantare. Pensavo che i clienti mi lanciassero dei pomodori marci. Invece, per mia sorpresa, erano incantati dalla mia esibizione. Nemmeno io riuscivo a credere che quella fosse la mia voce. Ho ripagato il debito cantando e ho persino ottenuto un applauso fragoroso. Dopodiché mi hanno lasciata andare a casa. Sapere che Nick mi aveva mollata lì da sola mi faceva infuriare. Ero quasi arrivata quando ho incontrato Joe. Dov'è il tuo atleta? Joe era ancora geloso. Fantastico. La mia rabbia è svanita e ho sorriso con aria furba. Mi sta preparando una sorpresa romantica. Vabbè.
Quando sono entrata in casa ho capito che Nick aveva davvero una sorpresa per me, ma purtroppo non era niente di piacevole. Il mio amico e la ragazza del locale stavano discutendo di qualcosa. Sembravano tesi. Che cavolo sta succedendo qui? Lei è Harley, una mia vecchia amica. Ciao, cara. Nick mi ha detto che se n'era andato perché la sua amica pazza aveva rubato i soldi dalla cassa. Scusami se ti ho lasciata lì, Vivian. Harley non avrebbe dovuto farlo, ma è mia amica. Non volevo che finisse nei guai di nuovo. Nick mi ha spiegato che Harley era una vera commina guai. Aveva talmente tanti precedenti penali che era una fortuna se non era in prigione. Mi ha chiesto di aiutarlo a restituire il denaro al locale. Oddio, non possiamo tenerci i soldi e divertirci. Perché sei così noioso? Chiudi il becco, hai già fatto abbastanza. Non volevo finire nei guai per colpa di quella pazza. Ma Nick era sempre stato un buon amico. Mi aveva aiutata e volevo ricambiare il favore. Alla fine ho accettato. Siamo tornati al locale con un borsone pieno di contanti rubati. Mentre uscivamo abbiamo incontrato Joe. Anche lui stava prendendo l'ascensore. Ho flirtato con Nick per infastidire il mio ragazzo. Ma Joe ha alzato le spalle con aria indifferente e si è voltato. Cavoli, mi aspettavo una reazione diversa. Quando siamo arrivati il locale era chiuso. Che cosa facciamo adesso? Io e Harley entreremo di nascosto per mettere il denaro al suo posto. Tu fai il palo. Se arriva qualcuno, distrailo. Come? Troverai un modo. Dopodiché, Nick e la sua amica pazza sono entrati nel locale dalla porta sul retro. Io sono rimasta lì e ho iniziato a guardarmi intorno con aria nervosa. Spero che questa storia finisca presto. All'improvviso mi sono accorta che stava arrivando il proprietario del locale. Doveva essersi dimenticato qualcosa dentro. Mi si è fermato il battito. Se li avesse beccati, Nick sarebbe finito in un mare di guai. Pensa, Vivian, pensa. Dovevo fare qualcosa. Ho fatto appello alle mie doti recitative. Ho finto di essermi slogata una caviglia e ho lanciato un lamento di dolore. Cos'hai? La mia gamba! Non riesco a camminare! Mi ha accompagnata in ospedale. Sono riuscita a guadagnare un po' di tempo per Harley e Nick. Ero davvero orgogliosa di me. A quanto pare ero un'ottima attrice. Chi l'avrebbe mai detto? In ospedale ho aspettato che il proprietario del locale se ne andasse. E poi sono scappata. Un attimo, è la tua gamba! Sono miracolosamente guarita! Mi sono precipitata a casa. Ero quasi arrivata quando ho ricevuto un messaggio. Era Nick. Ciao, Vivian. Mi dispiace se non sono venuto all'appuntamento. Non me la sono sentita. Cosa? Stavano per cedermi le gambe. Se il vero Nick non si era presentato, allora chi era il ragazzo nel mio appartamento? Stavo ospitando un impostore. Ho aperto la porta e sono rimasta senza parole. Il tipo che si era finto Nick e Harley si stavano dividendo una montagna di contanti. Ora siamo pari. Ottimo lavoro. Che cosa sta succedendo? Avresti dovuto restituire il denaro. Mi hanno guardata e sono scoppiati a ridere. Non posso crederci che ci sei cascata. La prima volta in cui siamo andati in quel locale dovevo solo dare un'occhiata al posto. Stasera siamo andati a rubare il denaro e tu ci hai aiutati. Mi avevano fregata. Non gliel'avrei fatta passare, liscia. So che tu non sei Nick. Sei un impostore che io ho scambiato per il mio amico. E che cosa hai intenzione di fare, eh? Vi denuncerò alla polizia per aver derubato quel locale. Fai pure, ma non dimenticarti che tu sei stata nostra complice. Hai fatto il palo mentre noi stavamo rubando. Sicuramente c'è anche il filmato della telecamera di sicurezza. Avevano ragione. Se li avessi denunciati sarei stata arrestata anche io. Sono rimasta lì, incerta sul da farsi, mentre quei due ladri mi distruggevano l'appartamento. Potremmo impegnare anche questi. Ok, dobbiamo andare adesso. Mentre li ascoltavo, ho capito che era uno schema che seguivano spesso. Ne rubavano qualcuno e poi si trasferivano. Ora sarebbero andati in stazione per cambiare città. Quando se ne sono andati ho pensato a un modo per sistemare la situazione. Non potevo andare alla polizia, ma dovevo restituire il denaro. Innanzitutto ho chiesto un consiglio a mia mamma. Devo dirti una cosa, ma poi mi sono accorta che non era sulle piste da sci. Stava indossando una tuta da sub e tra l'altro papà non era nemmeno con lei. Che cosa stavi dicendo, tesoro? Qui non prende bene. Aveva ragione, chiedere l'aiuto in quel modo era impossibile. Era chiaro, i miei genitori non erano in vacanza insieme. Non potevo crederci, avevo sempre pensato che fossero una coppia perfetta. Ma ora avevo dei problemi più seri da affrontare. Dovevo recuperare il denaro. Avevo bisogno di aiuto. Joe, ciao. Mi sono cacciata in un grosso guaio. Gli ho spiegato che quell'impostore era in realtà un criminale e che non era il mio ragazzo. Volevo solo darti una lezione. Ma ora devo recuperare i soldi. Ti
temo che quei ladri stiano scappando. Non preoccuparti, li prenderemo. Ci vediamo in strada. Quando sono scesa era già in sella al suo motorino. Mi sono seduta dietro di lui e siamo partiti. Andiamo in stazione, sono sicuramente lì. E che cosa faremo una volta che li avremo trovati? Non ci avevo ancora pensato. Come avremmo potuto fermare quel tipo grande e grosso e la sua ragazza fuori di testa? E poi gli è venuta un'idea brillante. Gio, fermati un attimo. Dopo 10 minuti siamo arrivati in stazione. Trovarli non è stato difficile, stavano consegnando la borsa piena di soldi a un tipo incappucciato. No, non potevamo lasciarli andare. Ho preso la freccia che avevo recuperato al club di tiro con l'arco e... Wow! Ero Robin Hood, riuscite a crederci? Il ragazzo con il cappuccio si è girato stupito e ha riconosciuto il proprietario del locale. Che cosa cavolo sta succedendo? Beh, Vivian, lascia che mi presenti di nuovo. Io sono Nick, il tuo amico. Harley è la mia ragazza e sono venuto qui per vederla. Il proprietario del locale è mio zio. Come avrai immaginato, non siamo dei ladri. Lo zio è stato al gioco. Perché avete organizzato questa messa in scena? Nick mi ha spiegato che lui e Harley studiavano psicologia. Quando gli avevo parlato della mia vita, Nick aveva capito qual era il mio problema. Non ero mai stata da sola. Ero alla continua ricerca di una relazione e cercavo una conferma nei ragazzi. Ecco perché non avevo mai tempo per me stessa né per i miei hobby. Non avrei potuto dirti che cosa fare, ma avevo un'idea migliore. Ti ho costretta a vivere delle situazioni insolite, così che capissi quanto sei in gamba. Ora sai di essere una ragazza piena di talenti. Voglio dire, pensaci un attimo. Sai cantare, recitare, tirare con l'arco. Perché avresti bisogno di un ragazzo? Comunque non pensavo che mi avresti colpito con una freccia o che avresti cercato di fermarmi. Ma è stato incredibile. Ero senza parole. Nick mi ha chiesto se poteva scrivere la sua tesi su di me. Stai scherzando? Certo che no! Mi hai fatto fare la figura della scema, non ti basta? Volevo solo aiutarti. Mi dispiace. Ha restituito i gioielli della mamma e se n'è andato con Harley e lo zio. Io e Joe siamo rimasti da soli. Dovevamo parlare. Non mi è piaciuto vederti con Nick, ma non ero geloso. Sei molto importante per me, Vivian, ma ti vedo solo come un'amica. Ok, chiaro. Abbiamo deciso di rimanere amici. Poco dopo i miei sono tornati a casa. Anche se non c'è bisogno di dirlo, non ero felice di vederli. Mamma, papà, siate onesti. Vi state lasciando. Perché lo pensi? So che non eravate in vacanze insieme. Beh, è vero, io sono andata a sciare mentre la mamma a fare sub. E quindi? L'amore è bellissimo, ma ognuno dovrebbe coltivare le sue passioni. Ecco perché ci amiamo ancora così tanto, Vivian. Le parole dei miei genitori mi sono state di ispirazione. Ho deciso di concentrarmi su di me, di lavorare sui miei talenti e di smettere di cercare l'approvazione dei ragazzi. Ero una persona indipendente. In quel momento ho capito che ero grata a Nick per avermelo fatto capire. L'ho chiamato e gli ho detto che poteva scrivere la tesi sul mio caso. Questo è tutto, gente. La mia è una storia d'amore. D'amore per me stessa. È importantissimo. Siete d'accordo? Ditemi la vostra nei commenti qui sotto. E non dimenticate di lasciare like al video.